Denis Villeneuve è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese. Pluripremiato fin dall'esordio in vari festival internazionali e nei due premi nazionali canadesi, I Geni e Ayutra, è stato candidato all'Oscar al miglior film straniero con La donna che canta nel 2010 e al miglior regista per Arrival nel 2017. Villeneuve è nato il 3 ottobre del 1967 a Trois-Rivières, Quebec, figlio di Nicole Damers e Jean Villeneuve. Si è formato presso il Seminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières e ha studiato presso l'Université du Québec à Montréal. Denis Villeneuve realizza nel 1994 il suo primo cortometraggio, RWFFWD, girato in Giamaica, su commissione per l'Agence Canadienne de Développement International. Due anni dopo partecipa al film collettivo Cosmos, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 1997. Esordisce alla regia di un lungometraggio nel 1998 con un 32 Out sur Terre, presentato a Cannes nella sezione Un certain regard, che riceve 7 candidature ai premi Outre, comprese quelle per il miglior film e il miglior regista, e viene scelto come rappresentante del Canada per l'Oscar al miglior film straniero. Ha vinto il premio per il miglior film al Festival Internazionale del Film Francofono di Namur. Con la sua opera seconda, Maelstrom, raccoglie premi in molti festival internazionali, tra cui il premio FIPRESCI per la sezione Panorama al Festival di Berlino e il premio per il miglior film canadese al Montreal World Film Festival, e raggiunge la consacrazione in patria, trionfando sia ai premi Genie sia ai premi Jutra, vincendo in entrambi i premi per film, regia e sceneggiatura, e rappresentando nuovamente il Canada agli Oscar. Anche quando si cimenta con la forma breve, con Next Floor, ottiene numerosi riconoscimenti, come il premio Canale al Festival di Cannes 2008, vincendo sia il Genie che il Jutra anche in questa categoria. Con Politecnique, presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2009, affronta per la prima volta la delicata rappresentazione di un caso di cronaca nera, conquistando ben 9 premi Genie, mentre con il successivo La donna che canta, presentato nelle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia, si affida per la prima volta ad un testo preesistente, adattando per il cinema l'opera teatrale di Huaydi Nuoad. Nel 2013 realizza 2 film, entrambi interpretati da Jake Gyllenhaal. Il primo è Prisoners, una produzione americana realizzata su sceneggiatura di Aaron Guzikowski e con la fotografia di Roger Dickinas, mentre il secondo è un thriller canadese intitolato Enemy, liberamente tratto dal romanzo di José Saramago intitolato L'uomo duplicato e vincitore del Leone Nero per il miglior film al Cormier Noirin Festival 2013. Nel 2015 dirige il thriller intitolato Sicario con la sceneggiatura di Taylor Sheridan e interpretato da Benicio del Toro, Josh Brolin e Emily Blunt. Il film è stato presentato il 19 maggio 2015 alla 68esima edizione del Festival di Cannes. La colonna sonora di Sicario è stata composta dal musicista islandese Jóhann Jóhannsson, pensando al battito cardiaco di una bestia selvaggia pronta a sferrare un attacco dalle viscere della terra. Nel 2017 viene candidato agli Oscar come miglior regista per Arrival, film di fantascienza che riceve ben 8 candidature, incluso miglior film, vincendo nella categoria miglior montaggio sonoro. Il 5 ottobre 2017 è uscito nelle sale Blade Runner 2049, sequel del classico di fantascienza Blade Runner di Ridley Scott, che ha prodotto la pellicola, film attesissimo e da lui diretto. Il film ha per protagonista Ryan Gosling e un cast che comprende Dave Bautista, Jared Leto, Mackenzie Davis, Robin Wright, Sylvia Hawkes, Ana de Armas e Harrison Ford, che riprende il ruolo di Rick Deckard.
Nel 2017 è stato ufficialmente annunciato il progetto di riportare nelle sale cinematografiche il grande classico di fantascienza Dune, già portato sul grande schermo da David Lynch nel 1984. Denis Villeneuve è indicato come il regista del nuovo adattamento, un altro compito importante per il regista canadese, che si dovrà di nuovo confrontare con le attese di moltissimi appassionati della saga e della fantascienza in generale. Le riprese di Dune sono iniziate il 25 marzo 2019 e la data d'uscita è prevista per il 20 novembre 2020. Denis è sposato con la giornalista Tania Lapointe e ha tre figli avuti da una precedente relazione. È il fratello maggiore del regista Martin Villeneuve. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.